Pow! 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 Episodio 4. Bella ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, sono Maxo, bentornati nella Techit 1710. Vi ricordate che nello scorso episodio abbiamo sminato qua l'ossidiana, abbiamo trovato i primi diamanti. Adesso qua attiviamo il portale, che a noi serve solo un pezzettino piccolo, 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 piccolo di glowstone. Olì, minchia come lagga. Ah, sfiga, tre pezzi, ne servono quattro. Ok, basta raga, abbiamo caricato i chunk, ciao, ce ne... Che culo di merda abbiamo! La struttura del Nether ci abbiamo davanti. Se ci servono le blaze, subito sappiamo dove trovarle. Mentre qualcuno avrà già capito che sarebbe così, mi pare. Così. E così. Sì, la Philosopher's Stone. Alchemic best friend. E se io metto il diamante si può tipo suddividere. Serve per fare trasmutacchia. Sì, 4 stone e 4 ossidiane. Allora, già che siamo qui, prendiamo l'ossidiana. Okay. Ok, perfetto. Abbiamo preso 4 blocchi di ossidiana. Ovviamente io vi ho dato il pezzo perché sarei stato tipo 15 secondi ogni blocco di ossidiana e sarebbe passato tipo all'incirca un minuto. Sono stato un minuto a sminare l'ossidiana, per cui due coglioni. Ora abbiamo il necessario per fare la transmutation table. È il primo. Il primo passo per questa serie, perché questo modpack, come la Techit, come ogni altra Techit, è basato sulla Project T, cioè quella mod che ci permette di fare il tavolo e trasmutare quel cazzo che ci pare. Ok, qua non mi piace tanto. Ok, sta diventando giorno, sta diventando notte. Ok, sta diventando giorno. Cristo, fanculati. Sfanculizzati. Ok, perfetto. Allora, qui la cesta è leggermente piena, ma non ci frega un cazzo. Vi ricordo che ogni pezzo di legno cuoce un blocco e mezzo. Ce ne bastano qua. No, tre. Tre cuociono. No, due cuociono tre blocchi. Poi uno ne cuoce uno e mezzo. Vabbè, mezzo sprecato, ma chi se ne frega. Direi che non usufruirò. Sì, usufruirò abbastanza di questa mod, perché il modpack è basato su questa mod. Devo fare, beh, la transmutation table. Era per farlo più figo, allora lo metto sopra la legna negra. Non lo apriamo. Come vedete c'è la nuova interfaccia. Tipo ci buttiamo la gravaglia, facciamo imparare così. Ce la buttiamo dentro, ce la possiamo riprendere. E così possiamo trasmutare tutto quello che ci pare. Gli facciamo imparare tutto quello che vogliamo. Tipo il diamante lo facciamo imparare. Quando lui scrive tipo legend, vuol dire che l'ha imparato. Possiamo fargli imparare, lo facciamo imparare. Tipo i picconi li buttiamo dentro per farci un uso migliore. Il piccone in diamante, possiamo tirarci fuori altri diamanti, guardate. Olè, ci siamo ripresi un po' di diamanti. E ragazzi, in questo episodio siamo già alla transmutation table, al quarto episodio. E ora ci andremo giù pesantissimo con i macchinari, perché ci serve un casino. Largo ancora un attimo qua, perché mi sembra troppo piccola casa. Tipo di 5 blocchi, tipo così. Sì, ci sta. Dopo raga, bella.
E rieccoci qui ragazzi, come vedete io mentre scavavo ho perso un casino di fame, però dovrei avere un po' di cibo. No ragazzi, ho proprio finito tutto il cibo, vale, perché il cibo si scava. Pau! Pau! Ok, mi ha fatto mezzo cuore. Senso, cosa esplodi a fare se fai mezzo cuore? Rifando tutto poi. Vabbè, raga, poi lo sistemo, cioè, calma. Avete visto quanto siamo andati avanti, ragazzi? In questi quattro episodi, cioè, già abbiamo la casa così. Cioè, così, nel senso enorme. La casa mia ideale 16x16. Questo non si può buttare, no? Questo glielo facciamo imparare, poi lo buttiamo dentro. Io volevo fare tipo qualcosa con l'industria, iniziare con l'industrial craft. Non lo cazzo trovo. Macerator. Better than iron. Ci credo, iron rifinito. Ragazzi, adesso in questa giornata andremo a trovare. Ci sono io. Ah, coglione. Hai frecciato il tuo amico, hai fatto male. Oh, minchia, un colpo d'occhio. Un colpo d'occhio proprio ben adocchiato. Un bel colpo d'occhio gli abbiamo dato. Vabbè, tiriamo giù questi alberi così ce l'abbiamo a casa. Abbiamo il culo che ci abbiamo avuto quei due stronzi scheletri che ci rompono il cazzo. Vedi? Olè. Qua vedi che ne salta fuori altro. No, raga, non ci ha dato alberelli. Vai, intanto abbiamo la gomma, raga. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Abbiamo la gomma. Un gravissimo. Rubber, però ci saranno anche tre cavi. Ma li mettiamo a cuocere un po' di più di tre. Ok, ne mettiamo a cuocere tipo 8. 8. Che sono abbastanza sufficienti. Ci serve la rubber, quindi mo mettiamo a cuocere un po' di rubber. Che sarebbe la sticky resin, la gomma. Ci viene fuori la gomma. Tecnicamente serve la gomma. E spero che abbia. Perfetto, AMC. Anche questo. No, questo non ce l'è. La gomma. Perfetto, cioè possiamo già grabbare tre pezzi. Metto dentro. Allora, gli faccio riconoscere il tin. Poi glielo metto dentro. Tiè, ma quanta gomma! Ma quanta gomma! Tiè, buon biccio proprio. Vabbè, così tanta magari non serve. Ora facciamo i cavi, questi qua. E ce ne serviranno perfetti. E un altro archivio, ovviamente. Ci serve un refined iron, uno solo. Ok, si è cotto, lo ricuociamo un'altra volta. E finalmente abbiamo finito, penso. Abbiamo fatto il primo macchinario della Industrial Craft. Che vabbè, adesso ci craftiamo. Ho messo giù la redstone, mi pare giusto. Ma perché non va se è buggato? Mentre il pick sbuggata. Olè. Vediamo se si crafta. Olè, il macerator, che è il primo macchinario. Il primo. Ci sono avanzati anche dei cavi che io appunto volevo usare per fare una roba tipo questa. E ci serve, oltre al macerator, ragazzi, questo episodio facciamo anche il generator veloce, perché sta per finire il video. Allora, veloce, veloce. Ah, ci sarà un casino di ferro. Non l'avevo considerato. Dai, dai, dai. Vogliamo imparare ferro qua. Vogliamo imparare ferro. Ale. Ok, abbiamo abbastanza ferro. Facciamo così. Bam. Olè, generi. Generator. Gli diamo un po' di corrente mistica qua con i nostri batteri mistici. Gli diamo un po' di corrente giusto per far fatica questo macchinario. E nel prossimo episodio, ragazzi, vedremo come funziona questo macchinario dell'Industrial Craft. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su, condividete con i vostri amici, condividetelo su Facebook, passate alla mia pagina Facebook, potete aggiungere i miei amici su Facebook, tutto quello che volete su Facebook, passate, non rompete troppo le palle.
per intenderci. Comunque, se il video vi è piaciuto, sostenetemi con un bel po' di mi piace, condividete con gli amici. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Ciao!